Buonasera, benvenuti e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura la pagina dedicata al Covid. Domani nel consueto monitoraggio settimanale ci si aspetta che la cabina di regia decida la zona gialla per l'Abruzzo da lunedì. Infatti i dati sono favorevoli nonostante i 28 comuni ancora in zona rossa. Oggi intanto 233 nuovi casi di Covid, 8 morti e 319 guariti. Il servizio. La zona gialla da lunedì è quasi scontata per l'Abruzzo. La decisione dovrà essere assunta domani dalla cabina di regia ministeriale, ma i numeri sono favorevoli già da diverse settimane. L'indice RT medio infatti continua a scendere, attestandosi allo 0,84. Netto calo anche del numero dei pazienti ospedalizzati. In terapia intensiva i ricoverati sono attualmente 46, 4 in meno rispetto a ieri. Qui il tasso di occupazione è al 26%, 4 punti percentuali sotto la soglia di allarme. In area medica i pazienti sono invece 466, 8 in meno rispetto a ieri, dove è occupato il 32% dei posti a fronte del valore limite del 40%. In alcune zone però l'incidenza del virus desta ancora preoccupazione. Sono 28 i comuni attualmente in zona rossa, 8 nel Teramano e 20 nell'Aquilano, ma domani si riunisce anche l'unità di crisi regionale e la mappa dei PUA potrebbe essere ridisegnata. L'incidenza settimanale a livello regionale è però ai minimi dall'inizio dell'anno e questo dato è il migliore in Italia se si considera la sola provincia di Pescara. Da un lato c'è quindi ottimismo avvicinandosi alle riaperture del 26 aprile, dall'altro prosegue la conta dei morti. Gli 8 decessi registrati oggi portano il bilancio delle vittime a 2355. Oggi intanto sono 233 i nuovi casi di Covid in Abruzzo, il 3,2% dei tamponi analizzati tra antigenici e molecolari. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 90. Considerando anche i 319 guariti, attualmente in Abruzzo vi sono 9.420 positivi accertati, 94 in meno rispetto a ieri. Il presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, ha illustrato oggi le proposte dell'ente in merito all'utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Paolo Renzetti. Presidente, oggi ci sono le proposte della provincia di Chieti per quanto riguarda i fondi del Recovery Plan, come potrebbero e come potranno essere spesi. La provincia di Chieti cosa dice? Beh, abbiamo fatto un ottimo lavoro e devo ringraziare la struttura dirigenziale e tutti i funzionari e collaboratori dei dirigenti, perché abbiamo impaginato una serie di progetti che noi abbiamo inviato ovviamente alla Regione e al Ministero, perché noi abbiamo dei compiti. I compiti sono la viabilità, sono quelli dell'edilizia scolastica, della mobilità sostenibile e poi avendo anche una società come l'OPS che si interessa di informatica, anche la transizione digitale. Questo è un aspetto importante della mobilità sostenibile con la via verde, quindi abbiamo impaginato diversi progetti, questo è il faldone che è enorme perché non vi voglio annoiare, che noi abbiamo voluto presentare proprio perché la provincia in questa fase così complicata di transizione anche amministrativa può recuperare quel ruolo fondamentale che serve al territorio. Lo abbiamo inquadrato ovviamente coordinandoci anche con la Regione per alcune opere strategiche sulla viabilità, soprattutto sull'edilizia scolastica, che è quella carente su cui noi dobbiamo puntare sia su efficientamento e su quello che poi è l'adeguamento sismico e la nuova costruzione di scuole. Questo è il libro dei sogni, diciamolo, no? Francamente, ai nostri cittadini, perché il Recovery Plan ci ha invitato a ragionare alla grande, perché invece le amministrazioni, quelle comunali e provinciali, ragionano sempre in condizioni di sofferenza di fondi. È chiaro che non tutto quello che noi abbiamo chiesto potrà essere approvato, ma il concetto era quello. Intanto noi abbiamo fatto una ricognizione e quindi una strategia di programmazione che servirà per i prossimi anni. Ora, se il Recovery Plan, come noi speriamo, possa dare fondi sui nostri progetti, allora anticiperemo quelle che sono le nostre progettualità. Il presidente dell'ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto, interviene nel dibattito di queste ore su una possibile estensione del coprifuoco alle ore 23 dopo le riaperture programmate a partire da lunedì.
Secondo D'Alberto occorrerebbe introdurre un criterio di modularità per valutare passo dopo passo l'andamento dei contagi nel mese di maggio. Il servizio è di Alfredo Primante. Dobbiamo dare fiducia e soprattutto preoccuparci non solo e non tanto dell'orario, ma preoccuparci di come garantire le aperture, di come gestire appunto gli spazi. Non è il quando aprire, ma il come farlo a preoccupare i sindaci che per bocca del presidente dell'ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto esprimono parere favorevole al calendario delle riaperture proposto dal governo a partire da lunedì. Il dibattito politico di queste ore però è tutto concentrato sul coprifuoco alle ore 22. A livello nazionale c'è una spaccatura netta nella maggioranza tra gli aperturisti capeggiati dalla Lega che ne vorrebbero un'estensione almeno fino alle 23 ed i rigoristi dell'area di centrosinistra che sarebbero favorevoli a non toccare per il momento il limite delle ore 22 all'uscita fuori casa. Nel mezzo, come sottolinea anche D'Alberto, ci sono le esigenze delle attività commerciali, soprattutto di quelle legate alla ristorazione, che aspettano questa boccata d'ossigeno e l'estate dopo un inverno di agonia. Il timore però è che, complice una campagna vaccinale con numeri ancora troppo bassi, ci si ritrovi con un'impennata dei contagi proprio nella bella stagione. È un decreto che prevede delle misure fino al 31 luglio, anche quella del coprifuoco, probabilmente sarebbe da rivedere attraverso un criterio modulare, magari andando per step e intervenendo sul mese di maggio, che è un mese molto importante, sarà un mese di transizione perché è il mese della riapertura, ma è anche il mese nel quale la campagna vaccinale dovrà avere la sua intensificazione e quindi potremmo intervenire anche gradualmente anche sul coprifuoco, perché rischieremmo di adottare oggi delle misure che comunque in ogni caso, ricordiamo, possono essere riviste anche successivamente, ma che da qui a due mesi potranno essere forse eccessive rispetto alla condizione che viviamo e soprattutto alle esigenze. Incontro questa mattina tra i sindacati e i lavoratori dei tre poli dell'area vestina di Brioni per un aggiornamento sul piano industriale 2021-2025 illustrato dall'azienda e sulle prossime mosse che gli stessi sindacati porteranno avanti su tutti i tavoli di confronto. Stefano Recanati. Seppur tra le tante difficoltà dettate dalla pandemia, in modalità online si è svolto l'incontro tra i rappresentanti sindacali territoriali e i lavoratori di Brioni Roman Style. In questo frangente le rappresentanze di Wiltech Will, Femca Cisle e Filctem CGL hanno illustrato la situazione ai circa 1200 dipendenti, riportando le decisioni prese dall'azienda, ovvero la razionalizzazione dei costi e il ridimensionamento dei tre stabilimenti dell'area vestina che sfocerebbero nel taglio di 320 dipendenti. Allora, la situazione è molto tesa, i lavoratori sono preoccupati per il loro futuro. Ovviamente noi non abbiamo altre novità perché siamo rimasti, i tavoli si devono ancora aprire, siamo convinti di creare un percorso, anche di noi puntiamo molto sul rilancio di questa azienda, perché gli ammortizzatori sociali sono, gestiamo la situazione al momento, ma il piano industriale è la parte fondamentale perché lì c'è un piano industriale che prevede un futuro, quindi noi vogliamo che l'azienda si impegni realmente questa volta a creare le condizioni per il rilancio reale, perché fino adesso non c'è stato e gli operai hanno pagato molto questo scotto. È chiaro che il percorso che ci siamo stabiliti di fare è quello giusto, creare tutti gli strumenti che siano atti a dare un impatto sociale meno pesante e quindi trovare con l'aiuto delle istituzioni, quindi ribadiamo che la Regione sia sul tavolo per come c'è stata fino adesso, quindi anche nel futuro, per trovare tutti quelli che sono gli strumenti atti a ridurre sia il numero degli esuberi, così come l'impatto sociale. Intanto presso il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro sulla crisi del settore moda causata proprio dalla pandemia, a cui ha partecipato anche il Ministro Giorgetti. In questo tavolo di confronto proprio il Ministro ha deciso di attivare presso il MISE un tavolo della moda permanente. Inoltre con il Ministero del Lavoro è stata convenuta invece una convocazione urgente per la proroga della cassa Covid per il settore a tutto il 2021. Le nostre segreterie nazionali
sindacali hanno chiesto che per la moda venga prolungata la possibilità di utilizzare cassa integrazione per Covid. Quindi se ci fosse questa possibilità, e quindi chiediamo che ci sia questa possibilità, aiuterebbe a gestire meglio la situazione. Per quanto riguarda l'assemblea è stata molto partecipata e ci sono state molte domande. Ovviamente le persone sono comunque consapevoli adesso della situazione, non è stato facile coinvolgerle, però adesso abbiamo uno strumento per coinvolgerle continuamente. Novità per quanto riguarda i servizi educativi della città di Teramo: si pagherà secondo il modello ISEE con un criterio di proporzionalità rispetto al reddito, esenzione per la fascia con ISEE inferiore agli 8.000 euro. La novità di oggi è fondamentale nel percorso che stiamo scrivendo per andare ad innovare e a continuare a investire sul servizio educativo della città di Teramo. Abbiamo proposto una rimodulazione, una riorganizzazione del sistema di tariffazione richiesto alle famiglie, che va finalmente incontro ad un disegno che vuole i servizi educativi come un servizio universale, come una patente di cittadinanza da dare ai nostri bambini, alle nostre bambine, alle loro famiglie, sin dal momento della loro nascita. E quindi una rimodulazione del servizio che prevede la gratuità dell'intero servizio per quelle famiglie che vivono condizioni reddituali di maggior difficoltà, e dagli 8.000 euro di ISEE in su invece una tariffazione puntuale che va a calcolare al centesimo quella che può essere la contribuzione che, secondo i principi di equità, di giustizia sociale e di progressività, deve essere richiesta alle famiglie. Questo evidentemente ci colloca nel giusto spazio attraverso una collaborazione che va avanti da tempo con Teramo Children e col gruppo nazionale Nidi Infanzia, per far sì che questo servizio appunto sia un servizio universale, non più un servizio a domanda individuale, un servizio di qualità, un servizio che sia rivolto a quanti più bambini possibile sul nostro territorio, una riforma che abbiamo fortemente voluto quest'anno, quando, se tutto andrà come speriamo, dal prossimo anno finalmente l'amministrazione comunale tornerà a gestire 6 strutture e tornerà a poter accogliere fino a 300 bambini. Evidentemente un segnale di vicinanza, ma soprattutto una volontà chiara da parte dell'amministrazione di continuare a investire sui servizi per la prima infanzia. A Chieti è stato trovato un mosaico risalente all'età romana, rinvenuto durante gli scavi in corso per il rifacimento di Piazza San Giustino. Vediamo di cosa si tratta. Venuto alla luce a Chieti nell'ambito degli scavi finalizzati e lavori di riqualificazione di Piazza San Giustino, il mosaico romano di cui parlava tempo fa lo storico Vincenzo Zecca. L'annuncio è arrivato da parte della Sovrintendenza delle Belle Arti, ora al lavoro sulla sua contestualizzazione nell'antico ambito urbano, rinvenuto a poche decine di centimetri sotto l'attuale piano di calpestio. Questo mosaico era atteso come ritrovamento, nel senso che era già noto dal 1820, quando fu ritrovato da Zecca nel corso dei lavori che furono fatti per la cisterna che gli sta accanto, la grande cisterna che gli sta accanto, che in parte ne ha provocato anche la perdita. Quindi il mosaico non è intero, il mosaico è un'altra delle testimonianze che ci dice della frequentazione antica e già in età romana ben attestata del Colle Gallo, che non dobbiamo immaginare con la conformazione attuale, ma aveva una conformazione orografica molto diversa, sconvolta nel corso dei secoli dalle frequentazioni successive, buon ultimo dai lavori ottocenteschi che sono stati eseguiti. Quindi il mosaico è importante perché ritorna ancora una volta fuori una traccia dell'epoca della vita romana, dell'epoca classica e della continuità che nel colle si è avuta come frequentazione e come vita. Vedremo adesso, proseguendo lo scavo, che estensione ha questo mosaico e faremo poi insieme a tutto il resto di quanto è venuto fuori, valutazioni, studi. Come capite bene, adesso siamo in una fase di apprendimento di dati. Questi dati vanno rielaborati, vanno diciamo letti tutti insieme e a quel punto potremo anche capire meglio e dare delle spiegazioni scientifiche e storiche anche più adeguate a quelle che adesso magari sono solo supposizioni.
E ora una notizia appena giunta in redazione. Domenico Mattucci è stato scarcerato questa sera intorno alle 7 e uscito dal carcere di Lanciano. Parliamo dell'ex presidente della cooperativa La Rondine di Lanciano, che è rimasta invinghiata nell'inchiesta sulla presunta gara d'appalto dal valore di 11 milioni dell'ASL di Pescara riguardo la gestione di residenze per disabili psichiatrici. Domenico Mattucci ieri era stato interrogato dai PM Benigni e Sciarretta al Tribunale di Pescara. Inizialmente il suo legale, l'avvocato Giuliano Milia, aveva detto che nessuna istanza di scarcerazione era stata presentata, ma a quanto pare a seguito dell'interrogatorio di ieri è stata richiesta la scarcerazione, che è stata appunto accolta quest'oggi favorevolmente. Domenico Mattucci adesso presumibilmente si trova ai domiciliari e questo è solamente un altro tassello importante più in questa grande inchiesta che sta scuotendo la sanità abruzzese. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Il comune di Montesilvano e Formula Ambiente hanno dato vita al primo centro del riuso sul territorio comunale, un'iniziativa per spronare i cittadini a non buttare in discarica oggetti che sono ancora funzionanti. Vediamo. Inaugurato e già operativo il secondo centro del riuso presente in Regione Abruzzo, il primo per quanto riguarda il comune di Montesilvano. Questo grazie all'intuizione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ottavio De Martinis e da Formula Ambiente, che gestisce la raccolta differenziata nella città adriatica. Tanti benefici per il territorio, sicuramente quello del rispetto dell'ambiente, perché tanti materiali che magari anche buoni oggi possono essere appunto riciclati. Sarebbero diventati rifiuto e magari, perché no, anche in alcuni casi depositati, come spesso accade purtroppo tristemente sul territorio. Ma al di là di questo beneficio poi ce n'è un altro, come dicevi, di natura sociale, perché magari ci sono degli oggetti che per qualcuno non rappresentano più un'utilità, ma ci sono famiglie invece e altri soggetti che ne hanno davvero bisogno, e quindi ecco, uniamo sia un discorso prettamente legato all'igiene urbana a un discorso sociale, e questo la dice lunga su quanto oggi sia importante questa giornata. Situato nel vecchio mattatoio di Via Nilo, adiacente al centro sportivo Unicentro, nello stabilimento in questa prima fase sarà possibile conferire tutti quei materiali a cui è possibile dare una seconda vita, mentre gli interessati potranno richiedere di portarsi a casa questi oggetti, il tutto rispettando il regolamento disponibile sul sito di Formula Ambiente alla sezione riguardante il comune di Montesilvano. Qui i cittadini potranno venire e portare i materiali ancora in buono stato di conservazione per poter essere poi da altri cittadini presi gratuitamente. Ecco, da diversificare il tema dei rifiuti con il tema del riuso. Certo, i cittadini qui porteranno dei materiali che saranno riutilizzati da altre famiglie, mentre nei nostri centri di raccolta, uno già esistente, uno aprirà da qui a un mese, i cittadini possono disfarsi di quei materiali che sono ormai inutilizzabili. Il Comune ci ha messo a disposizione questo spazio non più utilizzato, noi gli diamo una nuova vita, come questa struttura è stata pensata proprio per dare una seconda vita alle cose. In un periodo di crisi economica dove tante famiglie sono in difficoltà, pensiamo che sia una risposta efficace ai bisogni delle persone e anche per essere operativi e concreti verso la transizione ecologica. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Brutte notizie in casa Pescara. Il ciclo odierno di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra biancazzurro ha evidenziato una nuova positività rispetto alle 8 che avevano costretto l'ASL a interrompere l'attività del Delfino e a dare il via libera ai soli allenamenti individuali. Con questo nuovo caso salgono a 9 i casi, 8 calciatori più un componente dello staff, a 5 giorni dal recupero del match contro la Virtus Entella, rinviato lo scorso sabato e riprogrammato dalla Lega di Serie B per martedì prossimo alle ore 14. A questo punto appare improbabile che la ASL possa dare il via libera, come si sperava, agli allenamenti collettivi.
Serie C, dopo la matematica certezza e la qualificazione alla seconda fase del campionato, il Teramo si prepara agli ultimi due incontri della stagione regolare. Emergenza a centrocampo per Paci, mentre sembrano rientrati i problemi in difesa. Retroguardia che ha ritrovato Marco Soprano, che spinge il Diavolo a farsi trovare preparato per la post-season, che riserva sempre qualche sorpresa. Vediamo. Sulla linea, anche se non c'era Diakité, che anche lui è giovane, comunque sono uno dei più vecchi, diciamo. Quindi lo stesso mi sento comunque uno dei più responsabili. E ho cercato di dare il mio contributo, aiutando gli altri. E ci siamo comportati bene, diciamo. Questi due anni ho avuto qualche problemino. Adesso, diciamo, l'ultimo problema, ho avuto una lesione della fascia plantare. Che, come si può dire, può essere anche un po' di sfortuna, perché dà impatto. Cioè, sono andato a saltare e cadendo mi si è lesionato il tallone, diciamo. Quindi è anche un infortunio un po' strano. Però sì, diciamo, sono stati due anni un po' così. Sì, quest'anno diciamo che contro le medio-basse abbiamo avuto un po' di più di difficoltà che contro quelle che stanno sopra, diciamo. Playoff può succedere tutto. Certo, per ora contro quelle un po' più forti, diciamo, abbiamo avuto dei buoni risultati e speriamo che succeda così anche nei playoff. Certo, diciamo, partiamo, diciamo, mentalmente che possiamo farcela. Ma loro, mi sembra che già due o tre partite che cercano, cioè comunque loro sono in basso in classifica, devono cercare di vincere le partite e quindi sono venuti qua per cercare di vincerla. Certo, noi col mister in settimana avevamo già parlato che dovevamo cambiare un po' qualcosa e abbiamo giocato meno palloni dal basso, abbiamo più, tipo anche con il portiere, abbiamo più calciato su e infatti il primo gol è nato dal rinvio di Lewandowski. Diciamo sì, loro si sono scoperti, cioè sono venuti un po' più di pressione, però la partita è stata questa. Poi i playoff sono strani, chi sta meglio va avanti e quindi dobbiamo cercare di compattarci, di riuscire a fare bene queste ultime due partite e di stare al meglio possibile per i playoff. Serie D, dopo il successo contro il Matese, il Pineto raggiunge la parte sinistra della graduatoria nel girone F, un risultato niente affatto scontato per il tecnico biancazzurro Pomante, che sprona i suoi a non perdere la concentrazione e a continuare sulla strada intrapresa. Ascoltiamolo. La qualità della nostra rosa penso la conoscevamo tutti, è quello che ci sta facendo fare la differenza adesso, perché quando hai in panchina giocatori come... Quando hai in panchina giocatori come Esposito, Minincleri, lo stesso Salvatori, diciamo tra virgolette Arcelluti, per un allenatore è facile fare i cambi. È normale, sono stati bravi ragazzi a entrare bene, ma sinceramente a parte la gestione il secondo tempo dei cambi, noi dal primo minuto fino all'ultimo abbiamo dominato la partita. Siamo stati bravi a giocare in maniera propositiva contro una squadra che veniva da 16 risultati consecutivi, non a caso, una squadra che tra virgolette cerca di farti giocare male perché ti chiude gli spazi. Noi siamo stati bravi sia nel primo che nel secondo tempo a giocare tra le linee. Infatti il primo gol di Minincleri è venuto in questo modo, è un'azione preparata in allenamento e sono stati bravi ragazzi a mettere tutto in pratica. Fondiamo una squadra che come noi ha giocato lo stesso numero di partite nelle ultime settimane, a differenza nostra la rosa era diversa, non mi nascondo, però... Io è normale la condizione fisica, oggi ho fatto la differenza, però anche la qualità del gioco, perché abbiamo giocato sempre, non ci siamo innervositi nell'ultima parte di partita perché loro erano bravi a chiudere gli spazi, abbiamo continuato a giocare senza frenesia e alla lunga ci ha portato alla vittoria, perché poi, come ho detto prima, è vero che sei una buona squadra, però se non hai voglia di giocare, di far vedere quello che sai fare, alla lunga fai fatica. Questa squadra, quando sono arrivato io, mentalmente era bloccatissima, non bloccata, bloccatissima, perché fisicamente stava bene e a livello tecnico-tattico stava bene. Era una squadra bloccata mentalmente perché
erano convinti del loro valore, però si pensavano solo che si vinceva solo con i nomi, perché poi andava a affrontare squadre che avevano più cattiveria di loro e alla lunga il risultato non lo portavi a casa. Adesso la prima cosa che mettono in campo è la cattiveria, poi la qualità ce l'hanno, non è che è arrivato Pomante e ha portato qualità, la qualità già ce l'avevano prima. Io gli ho portato più mentalità aggressiva, più di cattiveria, e alla fine i risultati stanno arrivando, però non dobbiamo mollare, perché adesso tra virgolette abbiamo una domenica di recupero, poi da mercoledì prossimo giocheremo fino a fine campionato praticamente, da quello che mi hanno detto, perché hanno spostato il calendario, quindi dobbiamo continuare su questo passo. È normale che un mese fa si parlava di altro, adesso siamo stati bravi noi a far parlare tra virgolette di playoff, però io penso che dobbiamo fare un passo alla volta, perché un mese fa quando abbiamo iniziato dopo il Covid il pensiero era un altro, perché giustamente non sapevi come ripartivi. Adesso siamo stati bravi a partire nel modo giusto, però dobbiamo continuare, dobbiamo mollare, perché non ci vuole niente a tornare indietro. E ora la pallavolo. Un Abba Pineto ai limiti della perfezione supera Aversa in 3-7 e passa il turno. Ora per i pinetesi c'è l'arduo scoglio, Motta di Livenza. Sergio Zappalorto. Stravince gara 3 e passa ai quarti un Abba Pineto caricato a 1000, travolgente, bellissimo, strappa applausi in una serata che evoca una certa tempesta, perfetta. L'Aversa sottotono perde a 12, 14, 16, 7 in soli 67 minuti ed è tutto dire. Impeccabili a muro i ragazzi terribili di Rosichini, 13 cortine vincenti, oltre a 7 ace, attacco al 71%, ma anche battute finalmente determinanti e ricezione di ottima qualità fra il 73 e il 32%. Il tutto sospinto in particolare dalla vena, e non solo ieri, di Tim Held, con cifre bulgare per l'Italo Olandese. 18 punti, 86-43 a ricevere, 3 ace, 2 muri vincenti e addirittura, udite udite, 100% in attacco con un 13 su 13. E ora, nei quarti, l'Abba Pineto affronterà il forte Motta di Livenza, domenica 25 in Veneto, gara 2 in Abruzzo, domenica 2 maggio, eventuale bella, mercoledì 5 maggio in terra trevigiana. Vediamo ora gli aggiornamenti per quanto concerne il calcio a 5 nei quarti di Final 8 di Coppa Italia maschile che si stanno giocando a Rimini. La Color Max Pescara è stata battuta dal Pesaro per 5-2. I gol sono stati segnati tutti nella ripresa dagli ex Cuzzolino su un rigore contestato e Borruto. Doppietta del portiere Miarelli e ancora Cuzzolino. E per il Pescara segno Capitan Coco e Quinteros. Espulso mister Palucci che contestava un rigore non concesso sul 2-0. E stasera alle 20.45 ci sarà l'esordio dell'Acque Sapone Unigros contro il Dawson. E con questo si conclude la nostra seconda edizione del TG6. Tutti i servizi sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Stasera alle 21 c'è Velò. Grazie e buona serata.